9 studenti del polo liceale di Terlizzi in viaggio verso il Perù. Per 20 giorni lavoreranno gomito a gomito con associazioni e organizzazioni impegnate nel sostegno alle vite più deboli e svantaggiate. Gino Sparapano, direttore responsabile del periodico Luce e Vita della Diocesi di Molfetta, ha avvicinato i protagonisti dell'iniziativa. Eccellenza, lei non è nuova a questo tipo di esperienza con le scuole. Quale società incontreranno questi ragazzi in Perù? Quali esperienze faranno? Quali gente toccheranno, incontreranno vivamente? Faranno un'esperienza molto completa, un'esperienza integrale, un'esperienza che si sviluppa a tre livelli. Primo, di volontariato, di vicinanza ai più poveri, di vicinanza a quelli che saranno le realtà dei malati negli ospedali, soprattutto nei centri degli ospedali dei Camilliani e nei centri delle missionarie della carità, conosciute maggiormente come suore di Madre Teresa. Poi avranno un'esperienza anche di tipo e di progetti per la protezione dell'ambiente con l'ambasciata delle Nazioni Unite in Lima, e poi avranno una esperienza di un progetto che sta facendo l'Università Sede Sapienze, che è un'università cattolica che si trova vicino a Lima e che è gemellata all'Università di Bari, sulla protezione delle lingue dei popoli originari, un tema che sta molto a cuore a Papa Francesco in vista del Sinodo per l'Amazzonia che si terrà nel 2019. Nasce dalla volontà di insegnare a questi studenti della nostra scuola che i sogni, soprattutto quelli che sono finalizzati al bene, sono realizzabili. I ragazzi avevano espresso fortemente la volontà di compiere un'esperienza forte di questo tipo, un'esperienza 360 gradi in un paese del sud del mondo, e noi abbiamo deciso come scuola di metterci in gioco e di dire: d'accordo ragazzi, vi aiutiamo a realizzare il vostro sogno. La scuola italiana è chiamata all'internazionalizzazione, ad internazionalizzarsi. Non è una iniziativa di questa singola scuola, ma della scuola italiana. Tutti i dirigenti scolastici ricevono queste direttive dai loro direttori generali, quindi di aprire la scuola in direzione europea e oltre questa direzione, quindi di aprirla al mondo. Noi stiamo lavorando in tal senso, sia con i finanziamenti europei, quindi accedendo ai finanziamenti europei, con i progetti PON, con i progetti K1, con i progetti K2, quindi per incrementare la mobilità studentesca e la mobilità dei docenti. Qual è il sogno che si realizza con questa esperienza in Perù? Sicuramente è il sogno di poter cercare di trasportare, di trasferire le nostre emozioni e soprattutto le nostre vite a persone che comunque hanno bisogno di appoggio, un appoggio che comunque non è soltanto emotivo ma è soprattutto concreto. Vogliamo cercare di metterci a disposizione, come ha già detto lei, è un sogno ad occhi aperti, e cercheremo di concretizzarlo e poi di trasformarlo in un'esperienza di vita indimenticabile, sicuramente importantissima. Cosa può cambiare nella vita di un giovane con questo tipo di esperienza? Nella vita di un giovane può cambiare sicuramente l'approccio con la quotidianità,